Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. È passato parecchio tempo effettivamente, me ne rendo conto. Probabilmente già il 90% di voi avrà sicuramente completato questa sfida. Io per motivazioni e altro non ci ho più messo mano. Ora invece in questo fine settimana e in questo mese di settembre, essendo leggermente più libero rispetto agli altri giorni, ho deciso un pochettino di vedere, di recuperare un po' tutte le cose che mi ero lasciato alle spalle. Una delle cose che mi ero lasciato alle spalle e che non riuscivo a mandare giù, del fatto che non riuscissi a batterla per veramente uno sputo, perché veramente ho fatto diversi setup e non riuscivo sempre per uno sputo a buttarla giù, era Shiva. Era Shiva X2 che ero sempre veramente a un tanto così, proprio poco poco per buttarla giù e ogni volta perdevo. Ho visto un attimino un po' i miei personaggi, ho visto un po' un attimino anche quelli che potevano essere i miei setup migliori e alla fine ho deciso di utilizzare un setup che effettivamente ho visto da qualche parte, se non mi ricordo male, perché ora ho dei ricordi un po' confusi, essendo che sono video e anche dei post che ho visto di parecchio tempo fa, però ho detto, sai che c'è? Perché non provare anche io questa strategia, soprattutto grazie ovviamente ai livelli 80 che ti consentono comunque di avere un po' di HP in più, che ti consentono di avere qualche statistica in più, ho detto, ma sai che c'è? Va bene, proviamoci, vediamo che cosa succede. Ed effettivamente il setup che ho utilizzato è un setup che non è comune, non è esattamente uno dei setup più comuni che si possano vedere in giro, anche perché diciamo che la situazione in questo caso mi vede sprovvisto di difesa magica, cosa che fondamentalmente molti hanno utilizzato e che molti effettivamente hanno cercato di sfruttare per subire meno danni possibili. Io ho giocato al contrario, ho praticamente cercato di debuffare il più possibile Shiva per cercare di resistere tramite la mia difesa magica e la mia resistenza al ghiaccio soprattutto, che è una cosa molto importante da utilizzare in un setup del genere. Non dico che questo sia un setup free to play, perché vi prenderei per il culo, visto che molti pensano che basta scrivere free to play nel titolo e allora vuol dire che il setup è free to play. Il mio non è un setup free to play, perché ho comunque Zac con il suo Limit Break Arcanum e la sua arma Limit Break Fuoco, quindi non posso effettivamente dire essere un setup free to play, però è un setup che comunque ha diverse armi che si possono ottenere anche gratuitamente. Forse ripeto, l'unico è Zac, che ovviamente è il Limit Break, però tutto il resto di quello che abbiamo a disposizione è comunque diciamo un mezzo free to play, quindi direi che può essere aiuto, diciamo, può essere d'aiuto a magari più persone possibili. Il primo personaggio che utilizzo è Tifa, dove appunto cerco di avere un setup con alta difesa magica, buona resistenza al ghiaccio, ma soprattutto qui la chiave fondamentale sono i Tiger Fangs. I Tiger Fangs, ad averli almeno OB6, almeno OB6, arrivati a questo punto del gioco, vi devo necessariamente consigliare di avere le Tiger Fangs almeno B6 per poter debuffare 3 stack alla volta di attacco magico del vostro avversario. Mentre invece come arma primaria i guanti di Bahamut sono eccezionali perché danno comunque un altissimo potere di difesa magica e anche HP. E inoltre servono anche per breccare il sigillo che la nostra Shiva si applica o comunque dobbiamo breccare appunto nella fase intermedia del combattimento. Mentre invece tutte le altre materie sono materie con base stats Magic Defense, ho cercato di pompare il più possibile la difesa magica, infatti sono riuscito ad arrivare addirittura a 222 punti, che sono veramente tanti, con 10.000 HP che reputo essere una cifra abbastanza discreta. Con questa difesa magica e con la resistenza a ghiaccio che ho potreste anche avere un po' meno HP, anche i 9.000 HP vanno bene, 9.000 anche 8.000 paradossalmente parlando andrebbero anche bene, sembra strano da dire ma è così, proprio perché gioco tanto sulla difesa magica e sulla resistenza a ghiaccio proprio per evitare di subire grossi danni e potermi curare in fretta. Mentre invece per quanto riguarda le sub abilities, scusatemi, le sub weapon, ho messo tutto ciò che mi poteva dare resistenza al ghiaccio. E resistenza anche magica. Vedete qui resistenza magica a ghiaccio, qui resistenza a ghiaccio e attacco in generale. E poi invece ho utilizzato l'arma di Sephiroth per boostare l'attacco magico un po' a tutti. Anche perché diciamo che l'unico attacco magico che veramente devo boostare è quello di Zac, perché è lui appunto il mio attaccante magico. Fatto
Fire Breach, importante su Tifa, perché Tifa sarà la debuffer fondamentalmente del party, quindi Fire Breach, Tiger Fangs e poi la Materia Fira, che è assolutamente d'obbligo per abbassare il più possibile la barra di Shiva mentre carica appunto la sua, diciamo, mentre carica appunto la sua barra. Evocazione di Bahamut Ifrit, che non ho assolutamente farmato perché non ne ho voglia e non mi interessa, almeno per ora. Di livello 1 va benissimo, bisogna essere un po' più attenti, però va benissimo lo stesso anche a livello 1. E questa è la mia Tifa, con 222 di difesa magica e una resistenza ghiaccio di livello 5. La resistenza ghiaccio minimo, veramente minimo, ve la consiglio di livello 5, perché meno non riuscireste ad avere i vantaggi che si hanno in combattimento, anche perché un livello 5 vi consente praticamente di ridurre addirittura del 40% i danni ghiaccio che ovviamente subirete. Riguardo invece gli altri, sì, mi sono allontanato un attimo perché mi si è staccata la luce, ovviamente mentre registro ci sta, però grazie al fatto di avere il generatore non si spegne nulla. Quindi sì, 40% di resistenza, sarebbe anche l'ideale arrivare a un livello 7 con addirittura il 50%, ma qui stiamo parlando di numeri un po' esagerati. Per quanto riguarda Eris invece, essendo la mia curatrice anche di Speller, chiamiamola così, del party, ha un setup molto particolare. Ho messo Fairy Tail come primo slot, la Sun Umbrella, che si potrebbe anche modificare in realtà, si potrebbe anche evitare. Io in realtà le ho messa solo per potermi pompare un po' di più l'attacco magico, dato che devo fare danni appunto con Fira, con la magia di Fira, quindi mi serve effettivamente fare qualche danno in più dal punto di vista magico, e poi tutte le altre materie sono semplicemente per pompare la difesa magica. Lei come difesa magica è più bassa, a 166 addirittura, però c'è da dire che grazie anche alla resistenza ghiaccio riusciamo comunque a fare un ottimo lavoro. Poi ho un po' più di HP, ne ho 11.450, che mi aiutano comunque parecchio anche a sopravvivere a dei danni single target. E poi invece come sub-weapon abbiamo praticamente tutto ciò che mi permette di resistere al ghiaccio. Infatti abbiamo la Bandage Sword ottima con HP resistenza al ghiaccio, l'Assault Gun con healing resistenza al ghiaccio e poi i Maverick di Tifa che mi danno difesa magica e resistenza al ghiaccio. Quindi ho pompato praticamente solo la difesa e anche la resistenza al ghiaccio. Per quanto riguarda tutto il resto, comunque healing 2005 non è neanche male, e attacco magico 3007, soprattutto grazie alla spada di Sephiroth, che giustamente mi aumenta l'attacco magico un po' a tutti. Ecco perché non si può parlare effettivamente di setup free to play, solo perché la maggior parte delle armi è comunque free to play o perché hai pullato quei banner da free to play. Non mi sento di definire questo setup free to play, mi sento di definirlo setup comunque da giocatore avanzato o comunque giocatore che ha esperienza all'interno del gioco e ha anche investito all'interno del gioco, però non posso definirlo ovviamente free to play. La limit è la terza limit, la Breath of the Earth, che ci consentirà di rimuovere tutti i malus di difesa magica che Shiva ci infliggerà proprio per subire il minor danno possibile, soprattutto grazie alla resistenza ghiaccio che abbiamo. Il costume Chocobo è consigliatissimo perché da boost HP e difesa magica, quindi direi che ci sta. Mentre invece Zac è il nostro Damager. Fondamentalmente lui è quello che deve fare i danni all'interno della battaglia. Anche lui, tutte materie che pompano la difesa magica. Potreste mettere un Fira anche a lui, magari per velocizzare un pochettino la fase finale della barra di Shiva, dove appunto lei ha praticamente uno sputo e non si riesce a buttare giù subito. Per evitare di perdere tempo e subire danni, si potrebbe mettere una Fira. Io non l'ho messa perché comunque i danni che riesco a fare sono abbastanza buoni, però è un consiglio che vi posso dare, magari mettere anche lui Fira e accelerare un po' di più la fase di caricamento della barra. E anche lui 10.000 HP, 4.000 di attacco magico, che è comunque buono nonostante io praticamente abbia pompato il più possibile l'attacco magico, lasciandolo, come potete notare, un po' scoperto dal punto di vista di difesa magica. Perché questo? Perché grazie alla spada di Ifrit abbiamo comunque un boost Ice Resistance che va già praticamente a livello 5 da solo, quindi io non ho bisogno di pompare altra Ice Resistance, perché comunque già solo questa spada mi consente di raggiungere il livello da me interessato. E infatti tutte le altre armi che ho messo praticamente sull'altro slot
diciamo come sub weapon, mi servono solo per pompare l'alimento fuoco, l'elemento fuoco, e per pompare l'attacco magico. Infatti arrivo un boost magico di livello 5, un boost fuoco di livello 5, Fire Arcanum e poi resistenza a ghiaccio, anche in questo caso di livello 5, come tutti gli altri. Quindi direi che la spada di Ifrit già qui lavora benissimo solo per il punto di vista difensivo, ma i danni che noi ovviamente andremo a fare li faremo con la sua arma Limit Break. Non c'è altro da dire, è un combattimento che comunque è molto tedioso, è molto fastidioso anche soprattutto per i vari silence e le varie paralisi che Shiva applica al gruppo, però devo dire che la battaglia, una volta prese le misure, una volta capito effettivamente che cosa fare, si riesce a gestire abbastanza bene. Questa volta io probabilmente vi commenterò anche la battaglia per cercare di darvi tutti i suggerimenti possibili e immaginabili, proprio per permettervi di affrontare la battaglia al meglio. Quindi questo è il setup. Direi che ci possiamo spostare direttamente alla battaglia adesso. Allora, eccoci qui con Shiva. Allora, ovviamente la prima fase è abbastanza normale, dove lei appunto mette subito silence. Io debuffo l'attacco magico il più possibile e attendo di subire il Diamond Dust. Switcho subito in difesa perché ovviamente dobbiamo subire meno danni. Quindi aspetto di subire l'attacco di Shiva per poi successivamente curarmi al volo. Ecco qua, vedete, i danni li subisco, però non sono così alti grazie alla resistenza a ghiaccio. Mettiamo subito Fire Breach e dopodiché iniziamo praticamente con tutti ad attaccare il più possibile per quanto riguarda il danno fuoco che dobbiamo fare sulla barra, switchando opportunamente in difesa quando si subiscono danni un po' più pesanti, per evitare di farli accumulare troppa barra e soprattutto anche per evitare di subire noi troppi danni, anche perché in questa fase purtroppo non dobbiamo curarci e dobbiamo andare praticamente dritti come dei treni. Infatti con Tifa debuffo la magia, debuffo anche il fuoco e dopodiché incomincio a picchiare il più possibile. Shiva, vedete, fa molti meno danni con il debuff magico, quindi io posso tranquillamente approfittarne per appunto fare più danni possibile di tipo fuoco. Vedete, qui arrivi, si arriva, almeno io arrivo, con una veramente con una sottile barra di fuoco, di danni fuoco che devo fare, quindi utilizzare qui Fira anche con Zac potrebbe essere un'idea. Nel momento in cui Shiva va in chill, qui si inizia appunto a picchiare come se non ci fosse un domani. Approfittiamo un po' di questa situazione per fare danni. Con Eris invece accumuliamo ATB. Con Eris accumuliamo più barra ATB possibile per fare una seconda cura e portarci comunque a più del 50% di HP. Perché qui appunto adesso abbiamo nuovamente il Freeze Veil e qui, come potete notare, abbiamo un altro Arctic Breath che ci silenzia. Quindi noi qui abbiamo già comunque un buon numero di HP proprio per resistere all'attacco single target Heavenly Strike. Prima di subire l'attacco però cerco di ridurre un pochettino la barra. Quindi prima facciamo Bahamut Ifrit, successivamente Ifrit per portare praticamente sotto al 50% per cento la sua barra, e prima di subire l'attacco switcho in difesa, utilizzo la limite di Eris per togliere tutto il malus di difesa magica, perché altrimenti qui i danni sarebbero stati incredibili. Riesco anche a fullarmi in questo caso, come potete notare, e switcho su Tifa. Perché switcho su Tifa? Perché dopo questa fase inizia praticamente la fase a sigilli. E io sinceramente la fase a sigilli, esatto, devo necessariamente subito debuffare Shiva in maniera violenta, perché lei, i danni che fa qui sono scandalosi, e dopodiché mi concentro praticamente nel togliere la barra e ovviamente nel togliere anche i sigilli a Shiva il più in fretta possibile. Quindi vedete qui con Zac continua a fare danni fuoco, siamo riusciti appunto a buttare giù tutta la barra. Qui con Tifa togliamo gli ultimi sigilli e poi qua tramite Zac ed Eris la riusciamo a breccare. Con Eris curiamo subito, con Tifa mettiamo l'Imperil fuoco e incominciamo a fare danni anche con lei. Ridebuffiamo l'attacco magico, con Eris fulliamo la cura, perché qui è importante fullare tutta la cura.
E qui adesso cerco un attimo di sfruttare la situazione dello stun per fare ovviamente più danni possibili. Quindi già siamo praticamente sotto il 50%, quindi abbiamo fatto comunque una buona dose di danni. Tra l'altro siamo tutti full vita, quindi questa è ottima come cosa. Ora Shiva praticamente ritorna a potenziarsi. E qui vedete, prima di fare il freeze veil per mettere nuovamente la sua paralisi, o comunque per mettere nuovamente il suo silence, utilizziamo Ifrit per abbassare un pochettino la sua barra. E poi con gli altri personaggi praticamente cerchiamo di attaccare. Vedete, facciamo le animazioni da tutti quanti per togliere la barra, in modo tale che il nostro silence praticamente non venga contato. Infatti lei, nel momento in cui subisce il chill e rimane ferma, noi possiamo aspettare tranquillamente di ricaricare le barre e soprattutto di bypassare un attacco che avremmo subito. Quindi è molto importante qui riuscire a breccarla praticamente subito, cioè togliere la barra subito proprio per evitare un attacco. Qui abbiamo un Diamond Dust che possiamo tranquillamente subire senza troppi problemi, perché sì, abbiamo il debuff magico, ma come resistenza a ghiaccio siamo molto alti, quindi il Diamond Dust, essendo comunque AOE, vedete, non mi fa particolarmente male. Posso subito rifullarmi con Eris, e qui succede, diciamo, l'inculata tra virgolette, no? Dove vi arriva la seconda fase di blocco, che però qui possiamo bypassare come abbiamo fatto prima. Quindi nel momento in cui sta per attaccare andiamo in difesa, utilizziamo la limit di Eris e togliamo tutti i malus di difesa magica per subire l'attacco, che essendo comunque single target fa male, però non eccessivamente. Siamo ormai nelle fasi finali, è molto importante questa parte dove bisogna togliere la barra per evitare di inseguire gli HP. Quindi qui subito cura istantanea, e qui ora praticamente Shiva inizia la fase praticamente finale, inizia il rush finale per quanto riguarda Shiva. Quindi anche qua Freezing Veil, utilizziamo subito la limit di Bahamut Ifrit per temporeggiare l'animazione. Molto importante in questo caso temporeggiare l'animazione, e come potete vedere qui iniziamo a fare qualche danno in più proprio per counterare l'ennesima paralisi. Ennesima paralisi che però non ci fa troppo danno, in quanto con Zac abbiamo la possibilità di resistere avendo tanti HP, e quindi... E anche debuffando Shiva possiamo resistere. Ovviamente i danni saranno tanti in questo caso, vedete, quasi praticamente one shottato, però fortunatamente avendo gli HP necessari riusciamo a gestire la situazione. Qui ragazzi c'è il tour de force, qui è una situazione che può sembrare molto molto particolare. Io infatti vado subito a debuffare Shiva perché qui devo necessariamente debuffarla. Qui siamo nella fase finale, io ormai qua ho deciso di rushare e non tentare di breccare. Proprio me la sono giocata tutto per tutto. Con Eris faccio una cura super mega rapida per evitare problemi. Qui rimango un attimo in difesa per capire cosa devo fare, e poi qui decido ormai di andare tutto dritto, perché anche Shiva praticamente è stata breccata. Però il problema è che se lei effettivamente casta l'attacco mi fa male. Qui mi muore praticamente Eris a un secondo dalla fine, però fortunatamente Zac carica l'attacco e riesco a buttarla giù. Questa è una fase particolare perché si può scegliere di breccarla, ma se invece non si ha la possibilità di breccarla, o comunque vedete che i suoi HP sono bassi, vi consiglio di rushare. Cercate di rushare, debuffate l'attacco magico più che potete e cercate di rushare, proprio per evitare di cadere nel tranello, chiamiamolo così, della fretta di doverla breccare necessariamente, e andate praticamente dritti come dei treni e cercate di buttarla giù il prima possibile. Spero che questa strategia, o comunque questo video, possa esservi di aiuto, commentato soprattutto con le varie fasi, perché so che comunque Shiva è una bella rottura di scatole. Però finalmente me la sono tolta dai piedi, ora piano piano devo recuperare tutto quello che mi sono lasciato alle spalle, tipo la torre, perché anche la torre me la sono lasciata alle spalle. Però raga, il tempo è quello che è, ci sono tante cose da fare durante la giornata, voi sapete che io gioco fondamentalmente solo la sera, perché tutto il giorno non ci sono, quindi cerco di gestire il mio tempo un po' come meglio posso. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi possa essere utile, e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!